Allora, questo video di pochi minuti lo voglio intitolare Quando siamo io, me e lei. Lei la mia casa, quando sono da sola con lei, quando veramente mi avvolge la pace, il silenzio, solo le mie gattine sono in giro. E allora mi va di accendere i lumi, di accendere le candele, di accendere le luci fuori sul balcone. Quando siamo io e lei, sto veramente bene. Oggi ho dato una piccola, piccola rassettata alla stanza dove tengo le scarpe, lo sapete, scarpe, borse, vestiti, bigiotteria, lo sapete. E quindi quando siamo io, me e lei, mi piace girare per casa godermi appunto il silenzio, godermi l'ordine soprattutto, perché voi lo sapete che quando ci sono i figli, i familiari e il marito è sempre un continuo mettere disordine, anche se i miei figli sono grandi, è lo stesso. Anche siamo qua, vi faccio vedere il tostapane che ho comprato al Lidl, che ragazze è un amore, a parte la bellezza, e poi è molto completo. Ad esempio questo serve per scaldare il pane, quindi potete mettere i panini qui sopra e vi renderà il pane croccante. E poi questo video è anche per fare vedere dove ho posizionato gli oggettini nuovi che ho comprato da Marta decente e che oggi ho sistemato. Allora, qui ho messo il portacenere in cristallo bellissimo, perché come vedete qua c'è tutta una serie di oggetti di vetro super giù, trasparenti, in cristallo, e quindi mi piaceva posizionarlo qua. Poi adesso vediamo le altre cosine, anche se sono poche in realtà. Comunque, oggi in camera di mia figlia ho cambiato il copriletto, ho messo questo di Blanc Marie Claux, che in realtà è un giroletto, non è un copriletto, però essendo bianco candido con questo voilà, io penso che sta bene, fa la sua figura anche come copriletto. Andiamo avanti. Allora, ho messo questo piccolo portacandele sempre in cristallo con questo nastrino rosa qui in questo mobile che ho comprato da qualche mese da Maison du Monde e ve l'ho fatto vedere. Questa è sempre la tenda della discordia, la tenda che ha fatto impazzire tante mie amiche, che ha fatto impazzire in realtà anche me un pochino. Allora, poi qui abbiamo il cuoricino rosa, ve l'ho fatto vedere, è una scatolina, guardate che carina. L'ho messo qui, lì c'è la mia mamma bellissima. L'ho messo qua perché è rosa e poi perché potrebbe essere anche la sera tolgo gli orecchini, tolgo una collanina sottile. E la posso mettere là, quindi mi può servire come porta collanine così dell'ultimo minuto. Quando sei a letto, te la togli, non sai dove poggiarla, la puoi mettere dentro quella scatolina. E quindi allora vi ho fatto vedere il cuore, vi ho fatto vedere il portacandele. Ah, ecco, e poi qua in sala da pranzo, che conoscete naturalmente tutte perché ve l'ho fatto vedere, in questa vetrina, siccome ho questi piatti bianchi e blu e molto bianco e queste teste di moro,
hanno un po' questi colori, vedete, c'è molto blu e quindi anche il giallo che si sposa bene con l'interno in noce di questa vetrina mi piaceva e quindi questi li ho messi qua. E poi è tutto come era prima. Qua ci sono le mie luci. Ragazze, io vi auguro un buon sabato sera. Ora penso che mi andrò a mettere un pochino sul divano a riposarmi, perché oggi è stata pure una giornata di così di tanto lavoro. Quindi mi vado a mettere un pochino sul divano a riposare. E niente, ragazze, vi mando un bacio. Questo è stato un video proprio per passare 2 minuti insieme e per farvi vedere dove avevo posizionato io quegli oggettini che vi ho fatto vedere qualche giorno fa nel mio video haul. Ragazze, allora io con questo insieme di bianco, di pizzi, di merletti e di rosa vi do un bacio e vi auguro buon sabato sera. E buona domenica!